Amen. Perché Dio è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amati mentre eravamo peccatori. Cristo è morto per noi. Alleluia. Ed è per grazia che siamo salvati mediante la fede e ciò non è da noi, è il dono di Dio. Alleluia. Colui che ci ha aiutati a uscire dal grembo di nostra madre, come dice il Salmo 121, ci condurrà per tutta la vita e ci aiuterà ad entrare nel regno celeste. Alleluia! Saliremo più in alti delle aquile, più delle vette innevate dei monti. Alleluia! Saliremo sulle alture eterne, ci inginocchieremo davanti al trono di Dio e gli diremo: quanto sei grande, quanto sei stato misericordioso per avermi portato qua in paradiso. Grazie con tutto il cuore, nel nome di Gesù Cristo, il Signore. Amen, amen e amen. Alleluia. Così come ho detto alla regia, sento di leggere. Perché abbraccio così mentre viaggiavo con la macchina, è arrivata la telefonata e mi ha detto: fratello, di cosa vorresti parlare stasera? Allora io ho pensato alla lettera di San Paolo a Timoteo, capitolo primo, alleluia, dal versetto 12, che leggo, alleluia, fino al versetto, alleluia, dal capitolo 1, dal versetto 12 al versetto 20. Alleluia. Grazie Gesù. Leggo. Alleluia. La parola di Dio è quella che ci fortifica. Amen. Ci forma. Alleluia. Ci fa crescere. Alleluia. Nella santificazione. Alleluia. E noi così possiamo crescere. Io ringrazio colui che mi ha reso forte. Non siamo forti. Alleluia. Personalmente, di persone. Ma il Signore ci rende forti. Alleluia. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al ministero, al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Ma misericordia mi è stata fatta, mi è stata usata. Alleluia, perché agivo per ignoranza, nella mia incredulità, e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede, con l'amore, alleluia, che è in Cristo Gesù. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Versetto 16. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me per primo, tutta la sua pazienza e io servissi di esempio, alleluia, in seguito a quanti avrebbero creduto in lui per avere vita eterna, al re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. E poi ci sta. Abbiamo detto che ci sta l'informazione, la formazione, la crescita spirituale e poi c'è la promozione. Ecco, alleluia, come viene promosso, alleluia, l'apostolo Timoteo, alleluia. Ti affido questo incarico, Timoteo, figlio mio, in armonia con le profezie che sono state in precedenza fatte a tuo riguardo. Per andare a vedere questo dobbiamo andare a leggere, non ora, però a casa potete farlo nel capitolo 16 del libro degli Atti degli Apostoli. Amen. Per le profezie che sono state fatte in precedenza.
alleluia, a tuo riguardo, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia. Quando riceviamo una profezia, dopo dobbiamo incanalarci, camminare sui binari della profezia, alleluia, e allora noi vinceremo con le forze che il Signore ci dona, non perché noi siamo forti, ma perché il Signore ci fortifica, alleluia, alleluia, perché tu combatta in virtù di esse la buona battaglia, conservando la fede e una buona coscienza, alla quale alcuni hanno rinunciato e così hanno fatto naufragio quando alla fede. Tra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnati a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Gloria a Dio. Allora il Signore desidera una fede, alleluia, un amore puro, alleluia. Cioè un cuore puro, una buona coscienza e una fede sincera. Abbiamo detto informazione, formazione, promozione e impegno, alleluia. E tutto questo come avviene, come dice l'Apostolo San Giacomo, del capitolo 1, versetto 4, alleluia, or la costanza compia pieno l'opera di Dio in voi. Amen. Allora se uno inizia il cammino e poi subito si stanca, amen, e allora non può mai avverarsi, alleluia, il progetto di Dio per lui, perché Dio desidera che tutti quanti noi diventiamo, alleluia, apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, amen. Però abbiamo detto che prima abbiamo bisogno dell'informazione. Infatti l'apostolo Timoteo, alleluia, prima è stato educato in famiglia, alleluia, dalla nonna, forse la mamma già lavorava, amen. Allora prima la fede sincera che è in te, dice l'apostolo San Paolo parlando di Timoteo, perché sei stato insegnato con le sacre scritture da piccolino, da quando eri giovanissimo, alleluia. La tua nonna Loide ti ha insegnato e la tua mamma Eunice, e questa fede sincera di queste donne del popolo ebraico, alleluia, pur avendo il suo papà che era greco, alleluia, gli hanno insegnato la parola del Signore. E così quando noi andiamo a leggere il capitolo 16, alleluia, non l'ha testimoniato San Paolo, alleluia, a Timoteo, alleluia, già era un discepolo, amen, però avendo avuto buona testimonianza, una bella formazione dalla famiglia, alleluia, e dopo San Paolo l'ha preso con sé e l'ha fatto diventare suo collaboratore, diciamo insieme suo collaboratore. Così anche tu, cara sorella, non preoccuparti, amen, caro fratello, non preoccuparti. I primi maestri, alleluia, dei figlioli di Dio debbono essere i genitori, alleluia, la mamma, la nonna, il nonno e il papà, alleluia. E quando piano piano, da piccolino, alleluia, da piccolino noi veniamo, diciamo così, insegnati, alleluia, a servire il Signore, poi man mano cresceremo, studiando il Vangelo, la parola di Dio, alleluia. Il Vangelo c'ha una forza calamitante, alleluia, che agisce su di noi, alleluia, ci attira a sé, alleluia. E quando ci ha attirati a sé, allora noi magnetizziamo, magnetizzati dal calore del Vangelo, dal calore dell'amore di Dio, alleluia, noi riusciremo a trasmettere agli altri, alleluia, e calamitare anche gli altri e portarli al Signore con la buona testimonianza. Ricordate sempre che il Vangelo prima si vive e poi si predica, amen, perché possiamo viverlo, però perché il Vangelo possa diventare il nostro stile di vita, ma dobbiamo leggerlo, studiarlo, leggerlo, rileggerlo, alleluia, pregare, alleluia, frequentare
una comunità più vicina dove si predica il Vangelo, si ascolta la parola in modo che ci confrontiamo anche con gli altri. Alleluia! E man mano cresceremo nella grazia del Signore. Alleluia! E sarà veramente meravigliosa la vita cristiana. Alleluia! Noi calamitati, una volta feci un esempio. Alleluia! Quando era piccolina, a 12 anni, andai a lavorare vicino ai muratori. Allora il mastro mio mi disse, siccome che ci servono dei chiodi, dobbiamo inchiodare qua, raccogli due chiodi per favore sul solaio, e mi diede una calamita in mano e dice: raccogli due chiodi, amen. Allora io con la calamita, amen, una calamita come potrebbe essere più o meno così, amen, allora andavo calamitando i chiodi sul solaio e li portai al maestro. Dopodiché, siccome che era ragazzino, 12 anni, mi dice: raddrizza i chiodi, dopodiché lui li usò, va bene? E allora io questo esempio l'ho portato una volta anche per Parole di Vita, alleluia, ho una trasmissione, e veramente è stato bello che ho avuto questo coraggio. È una cosa così facile, amen, che quando noi, alleluia, studiamo il Vangelo, studiamo la parola di Dio, alleluia, ricordatevi sempre, ricordatevi che dopo diventa il nostro stile di vita, alleluia, come diceva il fratello, i vizi diventano virtù, alleluia, ed sarà meraviglioso, la gente ci guarda e dice: ma è il cieco questo qua? Oh, no, ma quello gli somiglia, amen, alleluia, è così, la trasformazione, la nuova nascita, alleluia, ci fa questo miracolo di trasformazione. La nuova nascita, abbiamo detto che cos'è la nuova nascita, l'andiamo a leggere, non adesso, l'andiamo a leggere nel capitolo 3 del Vangelo di San Giovanni, alleluia. Uno dei capi dei giudei, Nicodemo, alleluia, avevano decretato prima che chi avrebbe accettato Gesù di Nazareth come il Messia veniva espulso dalla sinagoga, e sicuramente a Nicodemo non gli era piaciuta questa decisione, amen, e allora cominciò a cercare il Signore, di vedere dove abitava, perché lo sapete che Gesù non aveva una casa. È meraviglioso, alleluia, che il creatore dell'universo non aveva una casa, alleluia. E quando dice: Signore, Maestro, Rabbi, dove dimori? Alleluia, Gesù disse, gli uccelli del cielo hanno dei nidi, le volpi hanno delle tane, ma il figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo, alleluia. E poi pensai a questo versetto quando Maria, alleluia, e Giuseppe, era finito il tempo per partorire, che stavano a Betlehem, alleluia, perché per mezzo del censimento, alleluia, che aveva diciamo decretato l'impero romano, alleluia, e allora non c'era posto per loro nell'albergo, nelle locande, non c'era posto per loro, e così dovette andare San Giuseppe con Maria, la dolcissima sposa, alleluia, dovette andare in una casetta di campagna, alleluia, per far partorire Maria, alleluia. Ed è meraviglioso questo fatto, non c'era posto nell'albergo. Fratelli miei, pensate un pochettino, gli animaletti che stavano nella stagna, i ragni, che dice: guarda, deve venire il nostro creatore, amen. Quella stanza, quella, amen, diventò bellissima. Non c'era una reggia così bella, alleluia, e Gesù piccolino piccolino nella mangiatoia, amen. Ma quanto è bello il Vangelo, è bello quando lo leggiamo, impariamo le cose, alleluia. E poi lui si mise a lavorare con il suo papà adottivo, con il suo papà putativo, con il suo papà legale, che era carpentiere, alleluia, tecton, che si avvicina più alla parola tetto
che al falegname, che mi capite? Però si può tradurre anche falegname, non è che facciamo troppi problemi. Amen. E Gesù ha dato una mano, alleluia, a San Giuseppe fino a 30 anni. Poi ha iniziato il ministero della predicazione, alleluia, e ha invitato, alleluia, i primi amici, alleluia, prima Andrea e Pietro, che gettavano le reti. Quando andiamo a leggere nel Vangelo di San Marco, gettavano le reti. Poi un po' più avanti, alleluia, gli disse: venite dietro di me e vi farò pescatori di uomini, alleluia. Poi un po' più avanti e vide Giacomo e Giovanni che rassettavano le reti. Va bene, questo è il ministero, alleluia, dei servi del Signore, che prima ci vogliono gli evangelisti, alleluia, che danno coraggio alle persone, che calamitano alle persone, alleluia, con la buona testimonianza, con l'entusiasmo, alleluia, con la gentilezza, alleluia, con un sorriso meraviglioso che si vede che c'è la gioia nel cuore della salvezza, e dopodiché cercano man mano, calamitano, essendo stato calamitati, calamitiamo gli altri e li portiamo a Gesù. Amen. Ed è meraviglioso questo fatto. E poi il ministero di aggiustare le reti, perché altrimenti, come predicava il fratello, come diceva il fratello, le persone cominciano poi nella stagione di primavera, la stagione dell'estate, la stagione dell'autunno e poi l'inverno. Amen. E allora cosa succede? Succede che uno si stanca. Però il ministero, alleluia, ricordatevi che sempre cerca di mettere nella rete dell'unità, alleluia, della carità, della fede sincera, alleluia, come abbiamo letto, un amore puro, un cuore puro, una buona coscienza, una fede sincera. Ed è l'informazione, noi la troviamo nel Vangelo. Il Vangelo, la potenza di Dio sta nella parola di Dio, non sta in noi. Amen. Quando noi trasmettiamo la parola alle persone, è la parola di Dio che trasforma i cuori. Come ben diceva Giona, il salvare appartiene al Signore, alleluia, nonostante lui, alleluia, non avrebbe voluto la conversione dei nemici del Signore, alleluia, dei nemici di Israele, si convertì tutto il paese, alleluia, e lui si indignò un pochettino col Signore, e il Signore gli dovette dire: Giona, per favore, ti sei indignato per una cosa da niente? Amen? E ti sei indignato per una piccola pianticella di un ricino? Amen? E che cosa devo dire io con 100.000 uomini e donne qua e tantissimi animali che poi dovevano essere distrutti? Amen? E così, alleluia, è importante che Dio è il Padre delle misericordie, perché Dio è ricco in misericordia per il grande amore con cui ci ha amato mentre eravamo peccatori. Cristo è morto per noi, l'ho detto una volta e l'ho ridetto, perché Torah significa anche ripetizione, leggere, rileggere, alleluia, poi pregare, leggere, rileggere ancora e poi pregare. E sapete una cosa? Che una miniera di diamanti, una miniera d'oro, alleluia, ogni volta che tu leggi, come se fosse sempre la prima volta, troverai sempre cose nuove, alleluia. Abbiate fede in Dio, fratelli miei, mica è una sciocchezza avere fede in Dio. Amen. Significa fidarsi di Dio. Come ci fidiamo di Dio? Quando noi crediamo nelle promesse del Signore. Dio lo ha detto e così sarà. Amen. E questa è la fede. Amen. Se Dio ci ha fatto una promessa, così avviene. Alleluia. Come quando morì Mosè, nel capitolo 1 di Giosuè. Alleluia. Giosuè è tutto preoccupato. Come farò, Signore? Ma come farò? Amen. E allora gli apparve il Signore e gli dice: Giosuè, non temere,
come sono stato con Mosè, così sarò anche con te, perché io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Amen. Solo Dio può dire come sono stato, così sarò, perché noi comunque siamo di passaggio sulla terra, siamo pellegrini e forestieri, perciò questa, la vivere sulla terra è una palestra, alleluia, che noi dobbiamo allenarci, alleluia. E sapete per che cosa dobbiamo allenarci? Per il paradiso, alleluia. Perciò è importante servire il Signore, studiare la parola di Dio, perché la potenza, abbiamo detto, che sta nella parola, come dice Ebrei capitolo 4 versetto 12: la parola di Dio è vivente ed è efficace ed è più affilata di qualunque spada a doppio taglio e penetra fino alla divisione del corpo, dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è giudice dei sentimenti e dei pensieri del cuore. Alleluia! Soltanto studiando la parola impariamo che il corpo umano ha tre qualità. Alleluia! Spirito, anima e corpo. Allora, il corpo c'ha i cinque sensi, abbiamo detto, e lo diciamo ancora: vista, udito, odorato, gusto e tatto. L'anima anche c'ha i cinque sensi, alleluia, e sarebbe emozioni, intelletto, volontà, fantasia e immaginazione. Quando noi sogniamo di notte, alleluia, già eternità, è un pezzetto di eternità, perché lo spirito e l'anima non dormono mai, sono sempre vivi, alleluia. E così quando noi dormiamo, il corpo dorme, ma lo spirito e l'anima non dormono. Conseguenzialmente, noi possiamo sognare passato, presente e futuro, alleluia, perché Dio così ci ha creati con tre dimensioni, alleluia, con il logos, parola e pensiera, e pensiero, logos, parola e pensiero. Non possiamo pensare e non possiamo esprimere i nostri pensieri senza le parole, e non possiamo parlare senza pensare, perché altrimenti non diciamo le cose giuste. Amen. Poi abbiamo detto il pathos, che sarebbe passione, sentimento e passione. Amen. Alleluia. E poi abbiamo l'ethos, che sarebbe azione e creatività. E quando dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Amen. Ascolta Israele, il Signore il tuo Dio è l'unico Signore, uno ed unico. Amerai dunque il Signore il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza, con tutto il tuo potere. E poi amerai il tuo prossimo come te stesso. Ecco, fratelli miei, allora non possiamo dire di essere cristiani e amiamo Dio quando non amiamo i fratelli, non amiamo la persona della signora del piano di sopra, del piano di sotto, la vicina di casa. Amen. Quando giudichiamo gli altri. Amen. Il Vangelo ci insegna a vivere veramente la vita, la carità, l'amore, la fedeltà a Dio. Alleluia. E quando più ci innamoriamo del Vangelo, quando più ci innamoriamo della parola di Dio, più cresceremo nella grazia del Signore. E sarà per noi veramente meraviglioso. Amen, cara sorella. Alleluia. Come lo dico sempre, lo dico ancora. Anche tu puoi essere una buona evangelista. Alleluia. Caro fratello, puoi essere un buon evangelista. Alleluia. Aiutando anche chi lo fa. Amen. Porto sempre l'esempio del ragazzo nel pozzo. Amen. Non è una mia intuizione, non è una mia, diciamo, creazione, ma quando ero ragazzino lessi un libro di Oswald Smith, Il paese che amo di più. In effetti era il paradiso, quello che lui amava di più. A me non era l'America, non era l'Italia, e non era Genova, non era Napoli, amen, non era Palermo, non era Agrigento, bellissima,
alleluia, e tutte le città d'Italia, non era Roma, alleluia, ma era il paradiso. E lui in questo libro diceva così. E allora cosa andai a leggere una volta? Una volta che per aiutare le persone, i missionari, anche pur non essendo un missionario, però da casa nostra noi possiamo aiutare quelli che sono andati in missione, volendo dire che l'uomo coraggioso che scende nel pozzo, alleluia, viene legato con la corda, però per reggere l'uomo che scende a testa in giù nel pozzo, amen, per tirarlo sopra, per calarlo e per tirarlo, ci vogliono almeno 5-6 persone. È così quando noi aiutiamo quelli che lavorano per l'opera del Signore. Così fare un bonifico, alleluia, a parole di vita, tu diventi evangelista, alleluia, cioè non evangelista di religione, amen, non evangelico soltanto, ma diventi evangelista nel senso che aiuti, alleluia, il Vangelo che raggiunga l'estremità della terra. Ed è veramente meraviglioso, perciò Dio ci dice che dobbiamo vivere la generosità. E poi voglio dirvi una cosa, non possiamo vincere Dio in generosità. Se doniamo una cosa per l'opera del Signore, Dio ci centuplica, alleluia, quello che abbiamo fatto. Mettete il Signore alla prova e sicuramente poi vedrete la benedizione di Dio che scende abbondante sulla vostra vita. E così anche quando studiamo la parola del Signore. Studiamo la parola, man mano cresceremo. E così, alleluia, è bello studiare, mi innamoro della parola del Signore. Amen. Ed è meraviglioso questo fatto. Chi si innamora della parola di Dio si innamora di Cristo, perché Cristo è la parola. Amen. È la parola che è diventata carne. Il Logos che è diventato carne. In greco, capitolo 1, versetto 14, si dice «Kai o Logos sarc segeton, kai eschenosen». La parola ne divenne e pose la sua tenda fra di noi. Ed è veramente meraviglioso. Signore, sei grande. Arrivano le telefonate. Con questo telefonito è veramente un grande problema. Signore, la tua benedizione sia sempre su tutti quanti, perché è meraviglioso il Signore. Alleluia. Ricordatevi che studiando la parola cresceremo nell'amore, nella fede, nella comunione fraterna, nella carità, nella convivialità, e diventiamo automaticamente evangelisti nel senso di trasmettere agli altri la parola del Signore. Veramente, Signore, aiutaci, abbiamo tantissimo bisogno di te. Alleluia. Abbiamo detto, abbiamo bisogno di un amore puro. Amen. Questo così insegnava il discepolo, alleluia, Timoteo, lo insegnava San Paolo, perché già era un discepolo, però lui lo prese con sé. E lui si è fortificato finché che Paolo potette dire: non c'ho nessuno uguale a lui, e lo mandava in missione dove lui doveva andare. Perciò come possiamo crescere nella fede? Attraverso lo studio della parola di Dio. Abbiamo detto, abbiamo bisogno di un amore puro, un cuore puro, una buona coscienza, una fede sincera, e poi la parola di Dio ci dona l'informazione, la formazione, poi c'è la promozione e poi c'è l'impegno, c'è la missione. E questo è il miracolo della grazia, è il miracolo di Dio che ci parla, ci aiuta, ci sostiene, ci dona la forza per fare sempre meglio la volontà del Signore. Padre Santo, sei un Dio meraviglioso e noi vogliamo esprimerti tutta la nostra gratitudine. E vogliamo dirti grazie, grazie, grazie. Fin qui ci hai custoditi e tu ci custodirai fin là dove tu desideri, perché i tuoi progetti si avverino per ciascuno di noi. Per noi che abbiamo predicato, per le ascoltatrici, per gli ascoltatori, per il fratello Cataldo, per la sua famiglia,
per tutto lo staff di Parole di Vita, Signore, sappiamo che Tu non ci farai mancare mai nulla, sempre arriva il necessario. E noi Ti benediciamo, Ti adoriamo, Signore, siamo speranzosi perché appunto ci appoggiamo sulle Tue promesse. E ogni Tua promessa è sì ed amen in Cristo Gesù il Signore. Così noi quando preghiamo, preghiamo in nome, per il nome di Gesù di Nazareth, il Messia. Amen.